Bene, salve a tutti ragazzi, questo è il terzo video della mia serie sulle recensioni dei fumetti. Sono Mr. Critico 87. Quest'oggi, innanzitutto, come vedete, abbiamo cambiato un attimo la scena, le inquadrature sono un po' così perché devo ancora un attimo guardare bene le distanze, eccetera. E finalmente faccio dei video con la videocamera, quindi la qualità è sicuramente migliore di quella vista fino adesso, perché veramente iniziava ad essere fastidioso questo fatto degli scatti. Si vedeva anche le parole, un po' l'audio sentiva così. Speriamo adesso che con questa modalità vada meglio. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di una testata che è ancora in corso e di una testata che ho acquistato nel febbraio 2012, questo mio numero, per un motivo particolare. Dopo vedremo che si è evoluta in un altro tipo di testata e parleremo anche di questo. La testata in questione è Venom. Eccola qua. Questa testata, come potete vedere qui in alto, c'è la figura di Spider-Man, perché ovviamente Venom, come voi tutti sapete, fa parte dello Spider-Man Universe, dell'universo Spider-Man, ed è il simbionte nero che, dopo la sua travagliata esperienza nei panni di Peter Parker, ha assorbito l'amico Flash Thompson, quello che poi era l'amico di Peter Parker, Spider-Man Flash Thompson. Questo personaggio mi ha sempre molto affascinato perché, pur essendo un personaggio che fa parte dei villains, cioè dei cattivi, diciamo così, dei malvagi, dei supercriminali della Marvel, ha comunque una storia dietro e un'introspezione abbastanza buonista e abbastanza buona. È un supereroe, un supercriminale che è sempre a metà. È come un po' il Pietro Gamba di legno della situazione, diciamo. Fa parte dei malvagi, però in alcuni casi collabora con Topolino, collabora con quelli che sono i buoni della storia, diciamo, le persone più carismatiche. Non staremo qui a fare l'excursus di questo personaggio, parleremo semplicemente della testata. Il primo numero, appunto, uscito nel febbraio 2012, al prezzo di 3,30 euro per la Panini Comics, l'Italia comprendeva, almeno per i primi numeri, e precisamente per i primi 5 numeri, perché poi dal sesto vedremo cosa capita. Nei primi 5 numeri abbiamo una piccola parte speciale che è Venom Rinascita. Qua possiamo vedere nello zoom la pagina iniziale, Venom Rinascita, Venom Jack Lanterna, Venom Kraven il Cacciatore e lo speciale che ci accompagnerà per i primi 3 numeri, 3-4 numeri, che è Cloak and Dagger. Allora, Venom Rinascita, semplicemente parla di come uno studio di scienziati nella Manhattan dei giorni nostri abbia intrappolato il simbionte di Venom per studiarlo e cercare di sottoporlo a delle analisi per portarlo al servizio delle intelligence e dello statuto di sicurezza degli Stati Uniti d'America, precisamente New York City. Ovviamente Flash Thompson, che come potete vedere nella prima pagina si presenta con un grande handicap, senza arti inferiori dopo aver combattuto in guerra, si ritrova menomato ed è una delle persone più indicate per provare questo nuovo Venom, questo nuovo simbionte. Che cosa ha di caratteristiche diverse rispetto al vecchio simbionte? Come potete vedere, il nuovo Venom si presenta così. Cosa ha di differente rispetto alla copertina? Ovviamente la faccia, il viso e gli occhi, perché questo è un Venom controllato, è quello che si diceva la parte buona di Venom. Infatti, lo possiamo vedere in altre scene, è disegnato abbastanza bene. Venom viene controllato dal cervello di Flash Thompson e anche tutti i suoi poteri, molto simili allo Spider-Man originale, vengono controllati da Flash Thompson. In questo primo numero viene presentato anche uno dei suoi cermi nemici, che è Jack Lanterna, e anche Kraven il Cacciatore, che sono tutti supercriminali. E che quindi vanno in scontro con lui anche per le prime volte, visto che lui per la prima volta si ritrova dalla parte giusta, chiamiamola così.
Volevo farvi vedere una tavola per farvi capire. Ecco, in questa tavola qua, vedete che lui quando subentra in lui il sentimento di vendetta, perché si sta spazientendo, perché non riesce a vincere, non riesce ad ottenere quello che vuole, potete vedere qua come si trasformi e il viso è palesemente diverso, la corporatura diventa più robusta. E rischia di perdere il controllo. Qui in questo caso il simbionte prende il controllo di Flash Thompson e quindi non è più lui che con il suo cervello decide cosa fare, ma semplicemente diventa una macchina distruttiva, distruttrice, senza controllo, una specie di Hulk nero, chiamiamola così. Viene presentato anche Kraven il cacciatore, potete vederlo qua, che è un altro dei super villains che è sempre stato un po' a metà. Tra le due, e c'è una piccola postilla da definire. Ogni 48 ore, Flash Thompson deve disunirsi dal simbionte, tornare alla base per un'analisi, per ricalcolare tutti i parametri che servono a tenere tranquillo quello che è Venom. Quindi si giocherà nelle prime della testata anche in questa corsa contro il tempo da parte di Flash Thompson per tornare, diciamo, alla base. L'ultima postilla è Cloak and Dagger, è l'ultima piccola testatina all'interno della testata mensile di Venom. Cloak and Dagger, questi due supereroi un po' bistrattati, diciamo, due ragazzi normalissimi, ovviamente, uno un po' più teppistello, il maschio, mentre invece la ragazza proveniente dalla borghesia americana in scuole private, eccetera, si ritrovano per una serie di concomitanze a sperimentare quella che è una super dose di eroina concentrata al massimo, che diciamo ha degli effetti catatonici, degli effetti comatici per la maggior parte di coloro che la provano. Su di loro, invece, grazie a fortuiti inconvenienti, fortuiti fatti, non ha quell'effetto sperato e riesce a smobilitare, a mobilitare quello che è il gene mutageno, si chiama così, all'interno, che era contenuto all'interno del loro corpo. Questo gene, che in molti supereroi che abbiamo visto, in molti mutanti, si chiama gene X, qua non viene definito perché in effetti quando poi cercheranno la loro collocazione all'interno del panorama super fumettistico, supereroistico, non riusciranno a trovarvi parte perché gli X-Men non li considerano dei mutanti e i supereroi normali non li considerano delle persone con dei superpoteri, ma semplicemente questi mutati, li chiamano dei mutati, cioè cambiato il DNA, non hanno l'agente mutageno X, ma semplicemente sono dei mutati. Come potete vedere, le tavole sono vecchio stile, nel senso che sono prese proprio dalle prime pubblicazioni che c'erano un tempo, sono disegnate nostalgicamente alla vecchia maniera e sono divise per capitoletti. Detto questo, dal numero 6, scusate, di questa saga, cosa si crea? Si crea una frattura perché Venom praticamente ci accompagnerà in quella che è la parte finale della saga di Spider Island, in cui non sto qui a spiegarvela tutta perché il panorama di Spider-Man è veramente vasto e io non ne sono un gran fautore, non è uno dei miei supereroi preferiti, mettiamola così. In questa Spider Island, che fatti si raccontano? Si raccontano i fatti per cui Venom aiuta la polizia, la forza dell'ordine di Manhattan a cercare di fare pulizia dall'invasione di questo virus che ha colpito moltissime persone trasformandole in ragni. Come si manifesta questo virus? Si manifesta all'inizio con dei superpoteri stile Spider-Man Peter Parker, quindi tutti sono molto esaltati, tra cui i ragazzi che possono usufruire delle ragnatele, possono volare da un grattacielo all'altro, insomma possono fare tutta una serie di cose. Dopodiché però questi poteri diventano troppo cospicui, troppo pesanti e si arriva alla trasformazione vera e propria in ragno. Si vedrà comunque dietro questo tutti questi ragni sono capitanati da questo re ragno, chiamiamolo così, che altri non è che Capitan America, trasformato proprio a causa di questo virus che gli è stato iniettato anche a lui,
dietro a questo ci sarà un super cattivo che non vi svelo qual è, perché se siete interessati a vedere Spider-Man potete trovarlo e reperirlo tranquillamente in fumetteria. Diciamo che è un po' difficile trovarlo tutto perché comprende le varie testate di Spider-Man. E dal numero 6 la testata cambia, non si chiama più Venom ma si chiama Spider-Man il Vendicatore numero 1, al prezzo speciale di 1,99 a luglio 2012. Diciamo che anche questo è un po' una leggera commercialata, perché si sfrutta il filone degli Avengers. Più o meno voi vedrete anche con l'evento Marvel Now che si sta approntando adesso piano piano da maggio, vedrete che molte testate saranno punteranno molto sull'aspetto Avengers, sull'aspetto Vendicatori, perché è quello che va più in questo momento, si cercano le mode e quindi vanno. Diciamo che Spider-Man farà parte, e lo vediamo qui nelle prime tavole, questo è disegnato un po' più stilizzato, un po' più Action Comics, farà parte della schiera di Vendicatori, precisamente di due schiere di Vendicatori. Come sapete, Spider-Man per un periodo ha fatto parte della FF, la Fondazione Futuro dei Fantastici 4. Per un certo periodo aveva fatto parte dei Vendicatori, tempo fa, tra Ultimate Spider-Man e Amazing Spider-Man. Dopodiché aveva ricominciato, diciamo, come fanno più o meno molti supereroi nelle loro testate, ad agire da soli. Invece adesso si richiede, dopo tutto, diciamo, la confusione creata a Spider-Man, si richiede che lui faccia parte dei Vendicatori nuovamente. Potete vedere che sono anche un po' cambiati, perché c'è Hulk Rosso, Thor, Iron Man, per esempio Hulk Rosso non c'era una volta, Capitan America ancora, lo vedete che mi ha detto l'ultima volta, senza il cappuccio, senza la maschera, quindi direttamente sotto Steve Rogers, Occhio di Falco, la Donna Ragno, Spider-Woman. E sono un po' così. Tra l'altro inizierà una piccola collaborazione tra quello che è Hulk Rosso e Spider-Man. Vengono messi all'inizio in squadra insieme. Quindi è interessante, perché mi ha portato a leggere Spider-Man per la prima volta in chiave diversa. Mi piace molto di più questo Spider-Man qui che collabora con i Vendicatori, piuttosto che lo Spider-Man che agisce da solo. Siccome il tempo è stretto non mi dilungherò altro, vi dirò semplicemente cos'è contenuto dal numero 6 in poi di Spider-Man il Vendicatore. Oltre a la testata principale, che è l'Uomo Ragno, il Vendicatore Spider-Man, parte 1, potete vedere qua, ecco, nella pagina iniziale, sempre blu, con queste immagini sempre stilizzate molto molto interessanti, troviamo Venom, che continuerà ad esserci diviso in maniera un po' diversa, poi vedremo che ci sarà anche su altre testate, insomma è tutto un po' confusionario, però Venom ci sarà sempre, collaborerà con Ghost Rider, con altri supereroi. C'è un piccolo speciale che continuerà per 2-3 numeri, poi si fermerà, che è Wolverine e la Gatta Nera, precisamente in artigli, e poi sempre guardando la Gatta Nera e contro Satana. Sono delle piccole testate che servono, diciamo, un attimo a come posso dire, a introdurre a persone che non conoscono, perfino come me, tutti questi supereroi minori, diciamo, che hanno fatto anche la fortuna della Marvel e tutti questi comprimari. Velocemente vi faccio vedere un po' le altre copertine. Quello qui vedete la collaborazione con Hulk Rosso, come si diceva. Quest'altra copertina qua, numero 3, numero 4, vedete qui con Occhio di Falco, si tenta sempre di dargli delle collaborazioni importanti. Eccoci qua il numero 5 e l'ultimo, una delle mie copertine preferite insieme a quest'altra che vi ho fatto vedere prima, eccole qua tutte e due, con Capitan America. Ci sarà una grande collaborazione tra i due e siamo curiosi di vedere come andrà avanti la testata, perché con l'avvento di Marvel Now si riuscirà ad avere di nuovo un Spider-Man il Vendicatore, un nuovo Spider-Man il Vendicatore. Quindi anche lì ci saranno cose interessanti da vedere che poi approfondiremo nel corso degli altri video. Bene, anche questo video è finito, ci vediamo presto con il prossimo, con la prossima testata sempre dedicata alla Marvel, che sarà presumibilmente Hulk e i Difensori, un'altra testata che si è creata nuova. Arrivederci ragazzi e saluti a tutti.